Esempio del libro Amaldi, un trasmettitore a distanza di 5 km irradia un'intensità luminosa, elettromagnetica più correttamente, di questo valore. È più corretto dire elettromagnetica perché potrebbe essere per esempio un'onda radio, quindi non è luminosa nel senso non è nel visibile. Questo trasmettitore si suppone emetta onde uniformemente in ogni direzione. Sappiamo invece che un'antenna dove ci sono elettroni oscillanti non emette in modo, come si dice, isotropo, cioè con simmetria radiale, cioè uguale in tutte le direzioni. Per esempio, sappiamo che un'antenna non emette nella direzione dell'antenna stessa, cioè nella direzione del moto degli elettroni. Comunque, partiamo da questa ultima domanda, che è la più semplice: la potenza media emessa dal trasmettitore. Media, come al solito, perché trattandosi di onde elettromagnetiche, la potenza è una grandezza rapidamente oscillante nel tempo, che va come il quadrato dei campi elettrici e magnetici. Quindi si fa un valore medio in un periodo, cioè in molti periodi in pratica, come sappiamo, sostituendo i campi oscillanti come se fossero campi costanti, di valore costante efficace, cioè il valore costante è il valore efficace. L'ultima domanda è molto semplice perché, per definizione, l'intensità elettromagnetica, cioè l'irraggiamento medio, è la potenza emessa dalla sorgente diviso la superficie sferica, in questo caso a 5 km di distanza dalla sorgente. Quindi invertendo questa formula si ricava subito la potenza emessa mediamente in un periodo che è di poco superiore ai 2 kW. Passiamo alla prima domanda. Le ampiezze di oscillazione del campo elettrico e del campo magnetico sarebbe E0 e B0. Anche queste da calcolarsi a 5 km di distanza dalla sorgente. Stavolta conviene usare quest'altra formula dell'intensità elettromagnetica, che si può anche chiamare intensità radiante o intensità della radiazione. Conviene usare questa formula perché dal valore noto dell'intensità nel punto distante 5 km dalla sorgente, quindi questo è il valore noto dell'intensità, possiamo ricavare prima la densità di energia della radiazione, sempre valori medi naturalmente, poi ricordare che questa densità locale di energia radiante si suddivide in parti uguali tra l'energia dislocata mediamente dal campo elettrico e quella dislocata dal campo magnetico. Infine, con le formule della densità di energia dislocata dal campo elettrico e dal campo magnetico ricaviamo le ampiezze di oscillazione E0 e B0. Dunque, svolgendo i calcoli, questa è la densità di energia radiante a 5 km dalla sorgente, espressa in joule al metro cubo, joule al metro cubo. Dimezziamo questo valore e troviamo le densità di energia del campo elettrico e del campo magnetico. Poi con la formula inversa troviamo l'ampiezza di oscillazione del campo elettrico e l'ampiezza di oscillazione del campo magnetico invertendo l'altra formula. Per trovare B0 potevamo anche usare E0 e questa relazione che conosciamo già, che lega le ampiezze dei campi oscillanti E0 e B0.